Bentornati a nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo nel parcheggio dell'ex Cadorna, piazza che come si chiama oggi, piazza Amintore Fanfani, e sono stati tagliati degli alberi di cui parleremo lunedì qui nella zona dell'ex caserma, diciamo nella parte più vicina frequentata dagli studenti, e come risposta diciamo in particolare al degrado. Ma guardate che cosa succede in questo edificio abbandonato dove si trovava la guardia della ex caserma. Allora, intanto, a proposito di degrado, qui ci sono, c'è intanto una siringa lasciata, come possiamo vedere, ci fa vedere il nostro Fabio, lasciata, vedete lì, nascosta, a dimostrazione insomma che questo luogo non è, diciamo, frequentato da personaggi probabilmente raccomandabili, diciamo così. Ma vedete questo edificio che è completamente aperto, guardate, vedete, c'è una bombola del gas, un odore di, non vi dico che, di urina, per essere diciamo gentili. E poi vedete, c'è un letto matrimoniale. Vetri per terra, e guardate, c'è tutto l'occorrente per scaldare lo stupefacente, insomma, per diciamo scaldare, preparare le dosi di eroina, insomma, quelle che sono le sostanze stupefacenti. Quindi questo luogo completamente aperto, completamente accessibile, vedete, ci sono bottiglie di birra vuote, probabilmente qui ci dorme qualcuno, soprattutto è un luogo dove si consuma lo stupefacente. Ci sono anche delle stampelle, vedete, proprio un armadio qui, stampelle, cioè il lavandino che non sappiamo se viene l'acqua. Ma la cosa sconcertante è che chiunque può entrare qua dentro. Sembra davvero un'area dove, una sorta di privé, dove si può liberamente venire a consumare droga, e c'è addirittura una siringa, guardate, una siringa per bucarsi, e l'occorrente chiaramente per prepararle. Insomma, siamo rimasti abbastanza sconvolti perché non ci aspettavamo che questo edificio fosse completamente accessibile, completamente aperto per chiunque, perché vedete, è aperta, c'è una bombola del gas, insomma è veramente incredibile. Siamo in pieno centro, parcheggio ex Cadorna, e guardate che cosa succede. Nessuno si è accorto che questo edificio è completamente aperto, e avete visto che cosa accade dentro. Cioè, abbiamo trovato noi una siringa, abbiamo trovato, vedete, il tavolo dove si preparano le dosi, dove si dorme, dove non sappiamo chi lo frequenta, ma mi sembra abbastanza evidente. Chissà, la notte qui evidentemente al riparo da occhi indiscreti si consumano stupefacenti in questo modo, e chissà, magari anche si spacciano. Insomma, una situazione abbastanza sconcertante, inquietante, nel pieno centro di Arezzo. Quindi in primo luogo sarà il caso che questo edificio abbandonato venga chiuso come era chiuso prima. Addirittura vedete, la porta è tenuta aperta da una bombola, mi pare che sia quella la funzione di quella bombola. Quindi in primo luogo diciamo chiudere questo edificio, perché chiunque può entrare, come abbiamo visto. In secondo luogo, magari anche prima della chiusura, venire a vedere con qualche appostamento chi è che lo frequenta, magari la notte. Allora, noi torneremo ovviamente a vedere se sarà sempre aperto in questo modo anche dopo questo servizio. Dalla ex caserma Cadorna, buon proseguimento di serata.